Il riconoscimento identitario mi sembra la cosa meno interessante qua, nel senso che è il riconoscimento che poi permette lo sperdimento, eccetera, eccetera. Ma no, non è invece uno sperdimento, la Terra vista dalla Luna è quasi il contrario, a questo punto la Terra esiste, c'è, la vedo, so da dove la vedo, eccetera, eccetera. No? Mentre noi in qualche modo abbiamo cominciato dal... Noi siamo già sbarcati, nasciamo, siamo fino ad oggi, siamo nati già in primo piano sulla Terra. Addirittura potremmo dire che siamo nati dal ventre della Terra. E invece ci stiamo allontanando. Il vedere è questo allontanarsi. Cioè il Sì. vedere è sempre Forse al di stato fuori la di sé. sorpresa dell'essere visti. Cioè in questo senso, di nuovo, il cinema è... Io dico sempre, è stato osservato in vari modi, ci sono vari modi di dirlo, ma il cinema è letteralmente la macchina che cioè, si definisce come novità nella storia delle immagini perché è la prima volta che c'è un'immagine che c'è un modo di prendere un'immagine del soggetto, starei per dire morto, ma comunque del soggetto incosciente, del soggetto dormiente. Sì. Cioè, nessun pittore ha mai potuto, perché letteralmente si stava dipingendo, quindi non stava vedendo se stesso, no? Perché il cinema lo fa anche la macchina fotografica, ma nella macchina fotografica l'istante fisso è sospeso, non ti prova mai nulla. Invece il cinema comunque ti porta in questo presente liquido, diciamo, no? Nel cinema, al contrario, questa visione da fuori è immediata, per cui la Terra vista dalla Luna è semplicemente una conferma, un inveramento, insomma, non è niente di... Voi avete messo il Gordon Pym, Sì, io col sono, bianco sì, era che poi una, bianco Melvigliano, eccetera, eccetera. sì, un bianco molto connotato, però appunto è proprio questa situazione dell'entrare Sì, in però un territorio. mi vengono in mente due cose, entrambe pittoriche, e una è sempre Poe, che sono il capolavoro sconosciuto di Balzac e il ritratto ovale. Il ritratto ovale è questo all'estremo, nel senso che può essere fotografia, può essere, non importa cosa sia. Distanza del riprodurre. La cosa affascinante è che questa operazione diventa improvvisamente molto costosa. La spesa è che puoi rifare quella situazione di vita. Facendolo, la togli dalla vita. Cioè, è una figurina che togli dall'album, cioè è letteralmente questo bianco, letteralmente, in modo più radicale perché non si tratta di una situazione visiva, no, il pittore si volta e lei è morta che sappiamo che vuol dire essere un'immagine peraltro, anche quello, lui ha fatto l'operazione di rifare un'immagine. Di fare un'immagine del vivo, dal vero, dal vivo e cosa, e quindi di portarla a morte. Tra l'altro, Gordon Pym è pure riprodotto in un quadro di Magritte, nel famoso, nel celebre quadro dell'uomo che guarda se stesso, che guarda uno specchio. Eppure rimanda appunto a questo. Ecco, quello che stavo dicendo prima era questo, tra l'altro, no, questa situazione è una situazione che chiunque si sia fatto la barba mai di fronte a senza arrivare alla signora di Shanghai, al labirinto di cristallo e di specchi, ma chiunque abbia mai usato uno specchio a tre ante, diciamo. Si è trovato in una situazione già molto più spinta di questa. Cioè, quando ti vedi visto, non da te,
ma da un'altra cosa che però tu stai vedendo. Quindi c'è la tua soggettiva su un soggetto che non ti risponde, ma sei tu. Esatto, perché poi i movimenti sono tutti ribaltati e non si riconoscono. Sì, ma quello, cioè, tutto quello poi, ma di base cioè che tu ti vedi visto da un altro. Allora, di fronte allo specchietto del bagno è palese. Il cinema è tutto così. Cioè, il cinema più frontale, più tranquillo, più classico è questo. La televisione è tutta così. Cioè, quindi è tutta già una dislocazione assoluta, è pura scissione. Insomma. Thank you.